Quante volte ti sei sentito scarico, completamente a terra, senza energie e senza sapere esattamente il perché? Devi sapere che ogni essere umano ha il proprio equilibrio energetico vitale, possiamo chiamarlo EEV, e quando lo perde si sente proprio così, scarico e senza energie. Stai con me oggi e ti spiegherò che cos'è l'Energy Coin, la moneta energetica del corpo e come evitare di rimanerne senza. Benvenuto e benvenuta a Una Mela al Giorno, il primo podcast italiano di cura integrata per imparare a prenderti cura di te e vivere ogni giorno in salute e con una grande energia. Io sono il dottor Paolo Bruniera, fisioterapista, osteopata e health coach, ideatore del metodo Equilibrium e mi occupo quotidianamente di migliorare la vita delle persone che soffrono e che stanno cercando una soluzione per aumentare il proprio stato di salute e superare la propria malattia. Iniziamo con il concetto di moneta energetica o energy coin. Ogni cellula per svolgere qualsiasi funzione necessita di energia. Credo che questo sia abbastanza semplice e intuitivo da comprendere. Grazie alla biologia sappiamo che questa energia viene ricavata da un processo chimico denominato ciclo di Krebs, che trasforma le molecole di ATP, adenosin trifosfato, in ADP, adenosin difosfato, ricavandone energia. A te ovviamente non servirà a conoscere tutti questi nomi, l'importante è che tu sappia che questa è solo una delle forme di energia che la cellula è in grado di ricevere e trasformare modificando il proprio stato. Cominciamo a pensare che ogni cellula, ogni tessuto, che è un insieme di cellule e di conseguenza ogni essere vivente che è fatto di tanti tessuti, è in grado di ricevere e trasformare diverse tipologie di energia. Da quella chimica a quella meccanica, a quella termica, a quella addirittura elettromagnetica e altre ancora. E ogni sistema vivente ha una propria forma di energia specie specifica preferenziale, di cui dovrà nutrirsi e che poi utilizzerà per mantenersi in vita, interagendo con l'ambiente e salvaguardando sempre quello che viene definita la propria omeostasi. L'omeostasi in biologia è la propensione degli organismi viventi a conservare le proprie caratteristiche al variare delle condizioni esterne dell'ambiente tramite meccanismi di autoregolazione. Questo significa che ognuno di noi cerca di rimanere vivo, di conservare il proprio corpo e le proprie energie, le proprie forze, mentre vive la propria esistenza nel proprio ambiente quotidiano, sia quello familiare, lavorativo che relazionale. Noi cerchiamo di rimanere integri e vivi, in un perfetto stato di omeostasi. Quindi, dalla singola cellula come unità biologica vivente autonoma ad un tessuto, già più complesso perché è formato proprio da molte cellule messe insieme, fino addirittura a un organo, un intero organismo nella sua complessità, poiché è formato da tanti tessuti, necessita di nutrirsi di energia per mantenere la propria omeostasi. L'essere umano è costituito da molti e diversi sistemi e ognuno di questi ha bisogno di differenti forme di energia per mantenersi in vita. Quindi introduciamo adesso il concetto di energy coin per parlare di un'unità di energia che può avere natura differente a seconda del sistema vivente che andiamo ad analizzare, indicandole poi tutte contemporaneamente. Quindi l'energy coin è un nome un po' generico con cui andiamo a definire tutte le differenti forme di energia necessarie a ogni singola cellula, ogni singolo tessuto per rimanere in vita. Quando una nuova vita nasce è ricca di energia, è ricca di energy coin. Se la paragoniamo a una startup, potremmo considerarla come un'azienda con un importante capitale sociale interamente versato in banca e composto proprio da energy coin. Quando un bambino nasce, ad esempio, ha un conto in banca, nella propria banca energetica, ricchissimo, è carico di energy coin perché dovrà utilizzarli tutti, è pieno di energia vitale che dovrà essere utilizzata per la propria crescita e per mantenere in vita il proprio corpo, il proprio organismo, poiché quando un bambino nasce non è in grado di essere completamente autonomo. E quella grande vitalità che ha ogni essere umano alla propria nascita potrebbe essere misurata proprio
con un grande quantitativo di Energy Coin nella sua banca personale energetica. Ogni volta che questa startup avvia un nuovo progetto, sa che dovrà spendere una parte dei propri Energy Coin che possiede per realizzare quel progetto. Se poi il progetto stesso produrrà nuovi Energy Coin in misura superiore rispetto a quelli spesi per la sua realizzazione, il bilancio energetico sarà positivo. Facciamo un esempio concreto. Prendiamo in considerazione, ad esempio, un sistema vivente come quello di un atleta maratoneta. Ogni volta che l'atleta si allena correttamente, si parla in questo caso di eustress come forma di allenamento, spende degli Energy Coin e poi ne spende altri durante la fase di riposo per ristrutturare i propri muscoli e farli crescere. Alla fine avrà come risultato un aumento del proprio stato patrimoniale perché avrà un corpo più allenato, più sano e più performante. Questo è un esempio di bilancio energetico positivo. Un altro esempio ci arriva dal cibo. Per digerirlo e metabolizzarlo, il corpo deve utilizzare energia, ma alla fine ne avrà ricavata più di quella spesa per il processo digestivo. Se lo stesso atleta si sottoponesse ad un allenamento inadeguato, quindi parliamo di un distress, se hai piacere di approfondire il concetto di eustress e distress, vai ad ascoltarti una delle prime puntate del podcast e che metto nelle note dell'episodio, così potrai andare ad approfondire l'argomento. In ogni caso, se lo stesso atleta si sottoponesse proprio ad un allenamento inadeguato, una forma di distress, andrebbe comunque incontro a un consumo di Energy Coin, ma alla fine avrebbe una lesione muscolare con un danno e quindi un bilancio energetico negativo e una riduzione del proprio stato patrimoniale come azienda. Più un organismo realizza progetti con un bilancio energetico positivo, in cui si guadagna energia più di quanto se ne sia spesa, e più aumenta il proprio stato patrimoniale energetico, il proprio conto in banca in termini di Energy Coin. Ogni volta che il corpo è sottoposto a stress, è costretto a utilizzare gli Energy Coin per mantenere la propria omeostasi, il proprio stato interno di equilibrio e salute, per mantenersi in vita. Se l'attività svolta ha un bilancio energetico positivo, verrà considerata un eustress. Se il bilancio sarà negativo, invece verrà considerata un distress. Ecco quindi una nuova definizione di stress ed una nuova differenziazione tra eustress e distress. La startup del nostro atleta ha varie business line, si occupa di varie attività, realizza progetti in vari ambiti differenti. Ad esempio, si occupa non solo di far lavorare correttamente i muscoli scheletrici, ma anche di far funzionare bene il cuore e il sistema circolatorio, così come quello ormonale, digestivo e psichico. Immagina che queste siano tutte differenti attività in cui è impegnata la startup del nostro atleta. Nonostante però si occupi di diversi progetti, il conto in banca è unico. Abbiamo parlato di un'unica moneta energetica, gli Energy Coin. Quindi gli Energy Coin depositati sul conto corrente energetico devono essere utilizzati per tutti i progetti di quell'atleta, per tutte le attività che va a compiere. Questo significa che ci saranno delle attività più vantaggiose per alcuni sistemi e meno per altri. L'importante è che sempre il bilancio energetico totale per l'organismo sia positivo. Alcuni sistemi lavoreranno di più e avranno meno resa, alcuni andranno addirittura in perdita, ma altri potranno recuperare di più, e quindi dobbiamo analizzare sempre il bilancio energetico totale. Ogni volta che tu entri in relazione con l'ambiente esterno, inizi a consumare Energy Coin. Ne spenderai tanti di più quanto è più ostico l'ambiente esterno, e tanto più ti imbatterai in eventi imprevisti che sono fuori dal tuo controllo. Per garantirti la sopravvivenza ed un bilancio energetico positivo, dovrai lavorare maggiormente su quattro fattori che sono sotto il tuo diretto controllo. Questi fattori sono: 1. Il movimento, 2. L'alimentazione, 3. Il riposo e 4. La consapevolezza. È importante lavorare sui sistemi che sono sotto il tuo controllo, perché
è l'unico modo di utilizzare in maniera intelligente le tue risorse. È inutile spenderle in attività su cui non hai nessun tipo di controllo e di certezza nella restituzione dell'investimento fatto. Sono proprio questi quattro ambiti comportamentali fondamentali a costituire i pilastri su cui poggia la nostra salute e che costituiscono poi la base del metodo Equilibrium. Quindi movimento, alimentazione, riposo e consapevolezza in un unico acronimo MARC. Abbiamo già iniziato negli episodi precedenti ad analizzare quello che è il terzo pilastro, il riposo, nelle sue varie forme e non abbiamo ancora terminato perché ne parleremo in tanti altri episodi. E nei prossimi episodi cominceremo anche a prendere in considerazione la chiave relativa all'alimentazione e soprattutto alla supplementazione. Ne comprenderai l'importanza e la sua relazione con il sistema energetico generale. Ti insegnerò inoltre come poterlo utilizzare al meglio per mantenerti sempre in salute, in ottima forma e con una grande energia a disposizione. Quindi stai con me con i prossimi episodi e per oggi ti auguro una splendida giornata. Se questo podcast ti è piaciuto e ti è stato utile, condividilo con i tuoi amici e lascia una recensione su iTunes. Questo mi aiuterà a rendere questo podcast sempre più visibile, raggiungendo e aiutando un numero maggiore di persone. Inoltre ti invito ad iscriverti cliccando sull'apposito tasto, così sarai sempre aggiornato sulle nuove puntate. Se ti va, puoi seguirmi anche sulla mia pagina Facebook, su Instagram o sul mio canale YouTube, cercando Dottor Paolo Bruniera, oppure sul mio sito www.paolobruniera.it, dove potrai trovare tantissimo materiale utile da scaricare per aiutarti a vivere ogni giorno in salute e con una grande energia.